Dopo circa 2 mesi di lateralizzazione attorno ai 17.000 dollari, il Bitcoin mostra i muscoli e da inizio anno va a compiere circa un più 25%, movimento compiuto soprattutto nelle ultime giornate. Come mai? Cosa sta accadendo? Cosa ci possiamo aspettare? Ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Cerchiamo di rispondere a queste domande e prima andiamo un po' a studiare la situazione dal punto di vista tecnico, in quanto questo movimento ha fatto superare tre livelli chiave molto osservati dai trader, dagli analisti. Vede qui il movimento in basso a destra, la quotazione del Bitcoin, si è portata al di sopra dei tre livelli. Uno è quello storico dei massimi del 2017. Quei livelli sono ancora oggi molto osservati. Quindi i massimi storici dell'anno 2017. Dopodiché si è portato al di sopra della soglia psicologica dei 20.000 dollari, che è veramente uno spartiacque molto importante, e l'altro livello è quello della media mobile a 200 periodi. Finalmente si è riportato al di sopra di questa media mobile, davvero molto rilevante, non solo per il Bitcoin, ma per qualunque asset in analisi tecnica. Detto ciò, andiamo ad osservare questa slide, questo grafico disegnato da un analista che ci fa notare come l'attuale candela, l'attuale configurazione sia simile a una del passato che poi portò il Bitcoin a un'inversione di trend e quindi alla formazione di un nuovo ciclo rialzista. Vede qui venivamo da un mercato ribassista, poi da una lateralizzazione quindi delle quotazioni che andavano a creare un livello di minimi di bottom e poi la ripartenza vera e propria concretizzata da una super candela. E quindi ritroviamo questo pattern molto simile. Tuttavia, per quanto mi riguarda, quando leggo queste cose, io vado sempre a decidere di non sposarle pienamente o di non potermi fidare di una simile situazione, ovvero a una forzatura. Uno può andare a cercare in un grafico quello che cerca. Siccome esistono migliaia di candele, vado a cercare due situazioni simili e dico: vedete, ora accadrà quella cosa lì perché è successa in passato. Ma non solo il passato non è garanzia del futuro. Ma allo stesso tempo sono sicuro, adesso non è un lavoro che vado a fare, se io esaminassi tutto quanto il grafico, la storicità del Bitcoin, potrei trovare una configurazione simile a quella attuale e andare a vedere che poi nel passato non si è avverato un movimento rialzista o non si è innescato un nuovo ciclo rialzista. E quindi potrei dire, vedete, allora non significa niente. Però, siccome ho incontrato nelle mie ricerche questo studio, ve l'ho voluto riportare e sicuramente chi ha il Bitcoin in portafoglio spera che questo analista abbia ragione. Ora andiamo a vedere le motivazioni che hanno portato il Bitcoin a compiere un movimento del genere. Sono le stesse che si innescano spesso e volentieri in tutti quegli asset più volatili, ma in realtà anche in quegli asset che lo sono di meno, quindi hanno una volatilità minore, ma che all'improvviso nei mercati moderno contemporanei vanno a compiere dei movimenti o verso l'alto o verso il basso incredibili, quindi formazione di candele pazzesche. Tutto quanto è dato dagli attori in gioco. Quindi quando ci sono tante persone che tutte quante insieme, per X motivi, ora andiamo a vedere quali, decidono in massa di andare a chiudere la loro posizione o a comprarle, dall'altra parte si incontra un volume veramente scarso, no? Nel momento in cui tutti decidono di vendere, comunque sono pochi acquirenti, nel momento in cui tutti decidono di comprare, vi sono pochi venditori dall'altra parte, e beh, il movimento diventa clamorosamente intenso, forte. Cosa stiamo osservando? Le liquidazioni delle posizioni short. Vedete questo grafico qui? Vedete questa colonna qui nera? Praticamente, anzi, voglio dire rossa, insomma, quella lì più scura, potremmo anche andarla a identificare tramite questo grafico qui sui futures. Guardate questo livello qua. Delle posizioni short liquidate, chiuse sui futures inerenti al Bitcoin, guardate che impennata, quindi uno dei livelli più alti degli ultimi 2-3 anni. Che è successo? Se un asset magari va a superare un determinato livello di resistenza, in questo caso stava sui 18-19 mila, siccome vi era veramente una quantità enorme di trader, di scommettitori al ribasso short sul Bitcoin, quando hanno visto che stava ricominciando ad acquistare forza, a superare delle resistenze osservate molto rilevanti da tutti quanti, si sono cominciate a chiudere le posizioni short.
Alcuni perché avevano paura di perdere, diciamo, quelli che erano i profitti fino a quel momento, in quanto siccome c'è tanto short sul Bitcoin, comunque c'era, e veniamo da un mercato ribassista, molti si trovavano in guadagno. Quindi se si mostrano i primi muscoli, un primo movimento di ripresa, facciamo una cosa, andiamo a chiudere le nostre posizioni, le andiamo a liquidare, quindi se ho venduto devo andare banalmente a comprare, devo andare long sul Bitcoin e così mi porto a casa i miei guadagni prima di andarli a perdere, quindi è una posizione, è un'operazione di take profit, ok? Invece ci sono anche coloro che non, magari non stanno guadagnando e non vogliono perdere perché avevano scommesso sul Bitcoin sul ribasso a dei livelli inferiori, magari non avevano tradato il Bitcoin short quando stava a 30.000, magari l'hanno fatto proprio quando stava sui livelli di 19.000, 18.000, il Bitcoin si sta riportando su quei livelli e quindi vado in stop loss, non voglio prendermi un Bitcoin in faccia che corre come un treno. Pertanto tutti quanti questi attori in gioco che avevano posizioni short all'improvviso hanno deciso di andarle a chiudere in massa e non si trova una controparte dall'altra parte pronta ad acquistarne così tanti tutti insieme su quei livelli e quindi si formano delle candele da più 20, da più 30%. Il fenomeno contrario che aveva formato in passato, qui uno scalino, vediamo verso il basso, quindi dei momenti in cui il Bitcoin era precipitato. Avete visto l'anno scorso, sono state soprattutto delle notizie di carattere fondamentale, ma non sul Bitcoin, sul mondo che ruota attorno alle criptovalute, al Bitcoin. Quindi abbiamo visto fallimento di exchange. E la gente è spaventata, è stata costretta a vendere in massa il Bitcoin, molti sono stati costretti, sono visti proprio obbligati a vendere, quindi a chiudere le loro posizioni aperte o custodite all'interno dei vari exchange per paura che magari facessero la stessa fine di FTX e a quel punto hanno portato le proprie criptovalute nelle proprie chiavette, nei propri wallet e così via. Quindi tutti hanno venduto in massa e non c'è una controparte pronta a comprare. Ma questa volta non è stata una notizia, quindi non è stato un evento positivo, una dichiarazione di un governatore, di un attore in gioco, di un guru finanziario, di Elon Musk, no, è stata proprio una questione di tipo tecnico. Ora, prima di chiudere, andiamo a fare sicuramente un ragionamento qui. Vedete come adesso il Bitcoin si trova in territorio di ipercomprato? Questo è un RSI, quindi il classico oscillatore che si osserva per andare ad osservare appunto le zone di ipercomprato o ipervenduto. È andato proprio al di sopra di quel confine che segnala proprio la zona di ipercomprato. Quindi solitamente quando ci troviamo in questa situazione il pullback è d'obbligo, quindi potremmo vedere magari un Bitcoin che riscivola qui sui 19.000, qualcosa del genere. Il segnale di forza sarebbe se il Bitcoin riuscisse a ripartire dopo questo pullback e a riposizionarsi in maniera permanente sopra quei 20.000-21.000, quindi al di sopra di quei livelli chiave, al di sopra della media mobile a 200 periodi. Inoltre, molti fanno notare come sì, magari nelle ultime settimane era finita la correlazione importante che abbiamo visto negli ultimi 2 anni tra Bitcoin, criptovalute e mercato azionario, però potrebbe anche ripartire questa correlazione, soprattutto quando il mercato azionario va male, quindi ritraccia, va verso il basso, il Bitcoin ormai negli ultimi anni tende a compiere lo stesso movimento. Come mai ne vado a parlare? Perché anche l'S&P 500, dopo delle settimane positive, si sta portando in un territorio di ipercomprato, non con la violenza, la forza e diciamo i numeri del Bitcoin, perché ha fatto più 20% in pochissime sedute, però entrambi adesso si trovano sia nel mercato azionario, quindi gli indici più importanti che noi osserviamo come l'S&P 500 e il Bitcoin stanno in territorio di ipercomprato, quindi un pullback è aspettato ed è fisiologico, dobbiamo solo attendere cosa accadrà nelle sedute successive. Se il pullback non si andrà a rimangiare tutti quanti i guadagni e quindi permetterà al Bitcoin di riattestarsi di nuovo a questi livelli o poco di sopra, il segnale di forza sicuramente ci sarà stato. Quindi vi volevo spiegare cosa è accaduto e cosa possiamo attenderci. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro il meglio nella vita degli investimenti, vi do appuntamento a prestissimo. Ciao!